Il nucleo abitato di Via Casette si è formato attorno al 1500 e nel 700 era già un importante centro abitativo con la presenza di circa 300 persone. E qua vi abitavano soprattutto contadini alle dipendenze dei grandi fattori che davano loro vitto e alloggio in cambio del loro lavoro ed erano chiamati nolanti o casettari, in particolare dalle autorità di polizia tra il 700 ed i primi anni del 900. Queste piccole casette di un solo piano, oggi opportunamente restaurate e valorizzate, hanno svolto per secoli il loro compito di ospitare famiglie numerose con un'alta mortalità infantile, circondati dalla miseria più nera e dalla scarsità di lavoro, così da comportare un'alta concentrazione di ladri, di bande dedite alla rapina e alla violenza, per mera sopravvivenza. La comunità sviluppatasi attorno a questa fonte d'acqua naturale, ormai da qualche anno non più esistente, ha da sempre avuto un forte attaccamento verso il manufatto, che ha da sempre avuto una forte identità architettonica. Purtroppo non vi sono fonti scritte, ma da una foto che risale circa agli anni 50 è possibile vedere che era formata da due grandi vasche utilizzate come lavatoi, coperte da una tettoia, e poco più là invece vi era un'altra struttura dove da un pispino gocciolava l'acqua e da cui era possibile bere. La presenza di acqua era sempre molto abbondante, con un'acqua molto fresca e sempre limpida, ma nonostante ciò, la superficialità dei nostri tempi e il bisogno di maggiori spazi hanno causato l'interruzione della vena, il suo dirottamento e l'abbattimento della fonte stessa. Posso dire una cosa? Io di ladri e bande dedite alla violenza ieri non l'ho viste. A dire la verità non ho visto manco la fonte. Tutto al più quella che c'era era una cannella. Però ho visto un sacco di bella gente a sentire noi con la voglia di divertirsi. E questo la rende ancora più bella di quella che è. E devo dire pure che è bello andare alla ricerca delle cose che ci sono state, ma è ancora più bello trovare quello che di bello ci è rimasto oggi, come in questo caso. E quindi a me tutto questo mi piace. Via Casette le passa tempo, babbo mia.